pomeriggio, buon sabato anche dal telegiornale. La politica in primo piano con il cantiere della Giunta. C'è la data del primo consiglio comunale dell'era Castelletti, sarà il 7 giugno alle 9:30. Nel frattempo ore che quindi ancora più brilli di trattativa per la Giunta. Concluso il primo giro dei desiderata, ora c'è attesa per la sintesi che Laura Castelletti sta elaborando tra richieste, equilibri, attese e aspettative. Ma i telefoni restano muti e le agende senza appuntamenti. Il puzzle è tutt'altro che fatto e tutt'altro che facile con un azionista di maggioranza che nelle richieste non è certo stato timido. Al momento pare che tutti siano concentrati solo sulla questione numerica, a partire proprio dal Partito Democratico che ha reclamato, visto il risultato elettorale, 5 assessori, metà giunta e il presidente del Consiglio Comunale, che però dovrà essere eletto dai consiglieri e non dal sindaco, e quindi è chiaro che si rende necessario un accordo di coalizione. Ma oltre alla questione numerica ci potrebbe essere la questione peso, ovvero l'importanza degli assessorati, perché è chiaro che il bilancio e l'urbanistica, per fare due esempi, non hanno lo stesso peso delle pari opportunità, ovviamente con il dovuto rispetto. E non da ultimo la questione nomi, che il PD non avrebbe fatto, a eccezione di Federico Manzoni, vice sindaco, anche se non calcolare il più preferenziato Walter Mucchetti appare difficile, però nomi non ne sono stati messi in campo. E le logiche del peso e dei nomi potrebbero essere i due binari lungo i quali Laura Castelletti potrebbe lavorare in queste ore per disegnare il futuro governo della città. Risolto il nodo PD, le altre caselle dovrebbero facilmente essere completate e in tempi rapidissimi. Ma il tempo scorre e ad ora nessun nuovo appuntamento tra la neosindaca e i partiti sembra essere messo in calendario per i prossimi giorni. I telefoni rimangono muti, ma un pranzo oggi potrebbe portare alla svolta o allo sblocco della situazione. Anche perché lo stallo di questi giorni inizia a preoccupare qualcuno, che vede difficile l'accordo e la presentazione della squadra prima del 2 giugno. Anzi, sarebbe possibile solo se arrivasse una proposta con poche possibilità di variazioni, perché per un processo condiviso i tempi sarebbero necessariamente più lunghi. Non troppo. Il 7 giugno è stato già fissato il primo consiglio comunale e la giunta dovrà essere già pronta. Nel frattempo anche nell'area del centro-destra, dopo la sconfitta, ci sono lavori in corso, in particolare in Forza Italia, che si vede da mesi è commissariata. 7:30 in questo giorno è stata l'ospite Simona Tironi, una delle papabili della segreteria Brentano, ma lei ha declinato creando un aspetto non differente. Secondo il senatore, infatti, il nuovo coordinatore di Forza Italia dovrebbe essere una persona che ha come incarico, come impegno, solo quello che fa il coordinatore. Dopo le regionali lei aveva detto, o perlomeno aveva fatto intendere, non so quanto chiaramente, che era pronta ad assumersi la segreteria di Brescia. Oggi? Io non credo nei doppi ruoli, nel senso che proprio a testimonianza di quello che ho detto fino adesso, credo che non sia nemmeno giusto questo. Io sono già assessore in Regione Lombardia, mi è stato chiesto poi di affiancare il mio coordinatore Alessandro Forte per un impegno regionale, di questo ne sono onorata, è un impegno non indifferente. Il coordinatore provinciale secondo me deve essere del territorio, deve stare sul territorio e deve aiutarci a coinvolgere il più possibile, ma soprattutto non deve essere, secondo me, una persona che ha già altri 1000 ruoli. Questo vuol dire dare spazio a tutti, vuol dire coinvolgere, vuol dire gratificare. Hai in mente qualche nome? Sì, ma lo tengo per me. Cioè, perché sembrava effettivamente un profilo. Anche perché in realtà ce ne sarebbero davvero tanti che meriterebbero questo ruolo e che secondo me sarebbero davvero in grado di darci quello slancio giusto. Vedremo. Voltiamo pagina, siamo alla cronaca con il, torniamo al Desenzano, al centro commerciale Le Vele, che può riaprire, è parzialmente agibile, molti negozi quindi riprendono la loro attività, c'è già l'ordinanza del sindaco Malinverno. Sarà un ritorno alla normalità lungo e costoso, ricco di incognite, quello del centro commerciale Le Vele di Desenzano del Garda dopo l'enorme incendio che in poche ore ha completamente distrutto una discreta parte del complesso. Se dal punto di vista della salute pubblica già giovedì il comune aveva revocato l'ordinanza che imponeva cautela in zona, oggi è con nuovo provvedimento di speranza. Infatti il sindaco della cittadina gardesana Guido Malinverno ha emanato un'ordinanza che revoca, sebbene solo parzialmente, l'inagibilità del centro. Questo significa
significa che alcune attività del complesso commerciale potranno tornare a riaprire i battenti. Si tratta, nello specifico, di 8 attività commerciali della galleria al piano terra e 13 della galleria posta al primo piano. Uno spiraglio di vita che, solo pochi giorni fa, appariva quasi impossibile quando negli occhi vi erano solo le fiamme e il fumo. Discorso un po' diverso per il Troni e il poliambulatorio Benacos della Torre 5 che, prima di riaprire al pubblico, dovranno essere sanificati tramite la rimozione di quelli che vengono definiti residui cinerei aerodispersi. Ci vorrà un po' più di tempo per lo sport specialist del piano terra. Anche per questo locale l'ordinanza è stata revocata, ma solo per permettere al personale abilitato di effettuare un sopralluogo volto a verificare alcune criticità evidenziate dai vigili del fuoco. Gli impianti, infatti, potrebbero essere stati danneggiati dalle infiltrazioni di acqua. Rimaniamo a Desenzano per un fatto di cronaca. Nelle ultime ore una rapina avvenuta brandendo un coltello. Ha puntato un coltello in direzione della cassiera di un supermercato e se n'è andato con alcuni generi alimentari e bottiglie di alcolici. La sua fuga è però durata poco perché dopo la richiesta di aiuto è stato fermato dai carabinieri. La rapina è avvenuta in un punto vendita di Desenzano del Garda. I militari, una volta giunti sul posto, hanno raccolto le testimonianze dei presenti e attraverso una sommaria descrizione del sospettato hanno avviato le ricerche. Non è servito molto perché un individuo corrispondente all'identikit venisse rintracciato e fermato per un controllo. A conferma dei sospetti, l'uomo aveva ancora con sé la refurtiva sottratta poco prima dal negozio. Sbrigate le pratiche, l'arrestato è quindi stato trasferito nel carcere di Canton Mombello a Brescia, dove è ancora in attesa dell'udienza di convalida. Sono 171.000 euro la somma sequestrata ad una società e da 4 privati per quella che è stata definita la truffa dei pascoli. Un'operazione antitruffa ai danni dell'Unione Europea, nata in seno ai Carabinieri Forestali di Brescia e per la precisione di Breno, ha portato oggi al sequestro preventivo di 171.000 euro ai danni di 2 società con sede in Trentino e 4 persone fisiche. Secondo la Procura Europea di Venezia, gli indagati avrebbero infatti percepito indebitamente contributi europei nel 2020 e nel 2021. Per farlo, avrebbero millantato il possesso di alcuni pascoli, uno dei quali a Saviore della D'Amello, in provincia di Brescia. Gli amministratori delle aziende avrebbero redatto e presentato falsi contratti affermando di avere diritti di gestione su questo genere di terreni agricoli montani, in modo da riuscire ad ottenere le sovvenzioni previste dalla pratica agricola comune, la cosiddetta PAC, dell'Unione Europea, nell'ambito del regime dei pagamenti diretti e del programma di sostegno allo sviluppo rurale. Il giudice del Tribunale di Trento ha inoltre disposto anche il sequestro preventivo dei titoli della PAC detenuti dalla società trentina, per un valore stimato di circa 55.000 euro. Domani è l'anniversario della strage di Piazza Loggia, il 28 maggio, tantissime le iniziative, il corteo che ricordiamo come sempre nel giorno che commemora i caduti della strage, ma c'è anche il risvolto giudiziario. Ricorderete che nei giorni scorsi ci fu anche una violenta polemica per l'esclusione di Palazzo Chigi dal prossimo processo per la strage di Piazza della Loggia, e Palazzo Chigi è escluso dalle parti civili e il governo in questo caso ha fatto ricorso in Cassazione. L'Avvocatura dello Stato ha presentato un atteso ricorso per l'esclusione dalle parti civili del governo dal nuovo processo per la strage di Piazza Loggia. Lo ha annunciato in aula il GUP stesso durante l'udienza dedicata alla difesa di Roberto Zorzi, il neofascista accusato con l'allora minorenne Marco Toffaloni di essere stato l'esecutore materiale della strage del 28 maggio 1974. Una vicenda che si trascina ormai da diverse settimane, da quando alla prima udienza di questo nuovo filone aveva fatto scalpore la mancanza per la prima volta della costituzione a parte civile dell'esecutivo, assenza che aveva sollevato una ridda di polemiche e che aveva spinto la presidenza a prendere posizione dichiarando di non essere stata informata dell'avvio del procedimento. Un nuovo capitolo era stato scritto all'udienza successiva, nella quale il GUP aveva rigettato la richiesta poiché a quel punto era arrivata in ritardo, in parole povere non si poteva non sapere. Dal punto di vista della cronaca giudiziaria, la difesa di Zorzi ha chiesto il non luogo a procedere per la mancanza di prove sufficienti. Nelle prossime settimane il giudice dovrà decidere se rinviare a giudizio, come già avvenuto nel caso di Toffaloni, l'imputato, che oggi vive negli Stati Uniti, dove gestisce un allevamento di cani chiamato il Littorio.
Siamo in pieno weekend e uno sguardo lo diamo anche al meteo dopo le turbolenze degli ultimi giorni. Ieri giornata con bel tempo, anche domani, ma i prossimi giorni ancora ci riserveranno pioggia. Buona giornata, ben ritrovati. Un aggiornamento con il TG di 3B. Partiamo dal satellite. Possiamo notare come un campo di alta pressione mantiene stabilità sull'Europa centrale. Massimi tra Francia, Isole Britanniche, Paesi Bassi e Germania. Invece sul bordo orientale, infiltrazioni di aria umida che interessa l'Italia, la Grecia, la Spagna con temporali convettivi, quindi durante il pomeriggio. Andiamo al dettaglio perché sull'Italia sarà una giornata appunto di sabato e domenica con rischio qualche fenomeno temporalesco perché l'anticiclone, dicevamo, terrà i suoi massimi molto più a nord. Nel dettaglio sabato, inizialmente bel tempo, poi fenomeni temporaleschi su Alpi, Prealpi, Piemonte e lungo la dorsale appenninica con parziale coinvolgimento delle celle temporalesche anche alle coste del Basso Tirreno. Temperature comunque estive fino a 28 gradi sulle centrali tirreniche. Domenica maggior rischio di temporali, sempre Alpi, Prealpi, Valpadana occidentale durante la serata e nuovamente tutta la dorsale appenninica e l'entroterra della Sardegna. Non escludiamo qualche cella temporalesca possa avvicinarsi alla costa tirrenica. Durante la nuova settimana ancora anticiclone con i massimi più a nord delle Alpi e quindi giornate tra sole e temporali nella seconda parte. Tutti i dettagli precisi scaricando l'app di 3B Meteo. Torna il premio Rosa Camuna per i Lombardi che insomma meritano un riconoscimento nei vari incarichi e per i vari ambiti. Ne ha parlato il presidente della regione Attilio Fontana. Celebriamo tutti i cittadini lombardi e indicativamente individuiamo alcuni che sono più noti, che hanno avuto degli incarichi più importanti, ma veramente questa è la giornata in cui si celebra la grandezza della comunità lombarda che anche in occasione del Covid e poi nella ripartenza economica e poi nelle difficoltà legate alla guerra in Ucraina ha saputo essere compatta, ha saputo dare una grande risposta, ha saputo reagire e ha saputo essere la regione più importante d'Italia e di questi giorni la notizia che è la più importante d'Europa e quella che cresce di più in assoluto. Rosa Camuna anche quest'anno premierà i Lombardi, il popolo lombardo, quel popolo che ha nelle proprie vene quel sangue che scorre del saper fare, del saper agire in maniera concreta e soprattutto di essere solidale, di avere un grande cuore, una grande passione per chi è più debole, per chi è più in difficoltà. E anche quest'anno sono state individuate i massimi esponenti, cittadini, associazioni, imprese che rappresentano al meglio proprio questo spirito. Sono molti gli appuntamenti e le iniziative di questo weekend, vi parliamo di cucine a motore. Da venerdì sera a domenica a Brescia torna la carovana dei food truck per la rassegna cucine a motore, 3 giorni per prendersi una pausa dalla rincorsa alla prova costume assaggiando cibi nuovi particolari provenienti da tutta Italia e dal mondo. Il luogo scelto è confermato, Piazza Tebaldo Brusato. Qui svariate cucine a motore serviranno uno street food definito dagli organizzatori gourmet, ma ci sarà anche spazio per l'intrattenimento con musica dal vivo, degustazione di birra e attività per i più piccoli. Tema scelto per quest'anno in cui Brescia e Bergamo sono state nominate capitale italiana della cultura e il cibo inteso proprio con la sua valenza culturale, capace di tramandare usi e tradizioni, racconti e storie e dunque inteso come un ponte verso la propria terra. Sarà quindi l'occasione per provare i sapori dal Venezuela o dal Messico, ma anche per fare un giro d'Italia fra Marche, Abruzzo, Puglia e non soltanto. C'è poi anche la possibilità di gustarsi un buon semplice hamburger. Sabato e domenica, griglie accese dalle 11 a mezzanotte. Sarà un weekend senza sport, come sapete, senza calcio in particolare, perché per quanto riguarda il Brescia, dopo l'1-0 subito a Cosenza, il prossimo appuntamento sarà giovedì e sarà un appuntamento determinante, un appuntamento che deciderà se il Brescia rimane in Serie B oppure scivolerà in Serie C. Premesso che non è finita fino a quando non è finita. Al termine della stagione mancano ancora 90 minuti più recupero per recuperare una partita che il Brescia ha perso. Ha perso l'andata dei play-out, 1-0 risultato al Marulla per effetto del gol nel secondo tempo di Nasti su una probabile incertezza.
di Andre Nazzi. Un Brescia che poteva fare qualcosa di più, sì, sicuramente. Poteva usare soprattutto nei primi 45 minuti, perché la squadra di casa non aveva dato la sensazione di voler spingere. Invece tutto si è capovolto nella ripresa, il Cosenza ha preso in mano le redini dell'incontro trovando appunto questo gol. Per la verità, poco prima il Brescia aveva avuto due clamorose occasioni, traversa di Bisuli e tiro di Mangraviti respinto sulla riga da Dorazio. Come detto, nulla è compromesso, sicuramente si parte svantaggiati, Brescia che avrà il favore del pubblico, quindi tutti allo stadio, ma ovviamente a seguire diretta stadio, perché la stagione del Brescia passa, ma anche credo la storia del Brescia passerà attraverso questi ultimi 90 minuti più recupero dello stadio Rigamonti. Mi fermo qui con questa edizione del nostro telegiornale, tutto continua ad aggiornarsi invece sul nostro giornale online, livebrescia.tv, sul quale trovate la diretta del nostro canale 181 del digitale terrestre, quello qui 181 nelle province di Brescia, Cremona, Lodi e Sondrio. Come sempre le notizie vi raggiungono anche sul vostro cellulare iscrivendovi ai nostri canali Telegram, Live Brescia News oppure Live Brescia Sport. Grazie per essere stati con noi, per aver scelto il nostro telegiornale. Se volete ci rivediamo alle 19 con l'edizione della sera. Buon pomeriggio. Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione E-Live Play del nostro sito internet o riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast.